Francesco Borgonovo, a parte l'eccezione Sgarbi, su cui torniamo anche sulla fascia orizzontale perché dobbiamo parlare, però insomma rimane il tema, no? Sindaci sostanzialmente mal pagati con la spada di Damocle di procedimenti giudiziari e poi appunto quei tagli. Sgarbi diceva adesso una cosa che ha un suo fondamento: se io sono contemporaneamente sindaco ma anche decisore politico a livello centrale, mi rendo anche conto di cosa serve, se no invece noi siamo vasi di coccio con scelte fatte da altri. A posto che per me Sgarbi potrebbe anche fare il re e sarebbe comunque una buona cosa per le città. Incoroniamo Sgarbi. Sì, di una città-stato. E la proposta che lancia è estremamente interessante, meriterebbe perlomeno di essere discussa. Poi però entrano in gioco degli equilibri che vanno, come dire, indietro nella storia rispetto anche a quello che diceva si diceva prima con De Magistris e gli altri ospiti, cioè non dimentichiamoci che abbiamo avuto dei partiti che hanno linciato tutti gli amministratori politici e bastava un avviso di garanzia per essere appeso per i piedi. Ciò non significa anche che ci siano dei sindaci invece che fanno degli errori, commettono dei grossi sbagli, gestiscono male l'ordine pubblico, ad esempio provocando dei disastri, oppure vengono coinvolti in vicende strane. E quindi, se non altro, sarebbe necessario un pochettino meno di ipocrisia, perché qua funziona come sempre in Italia, che quando riceve un avviso di garanzia il sindaco della tua parte, allora è innocente, quando lo riceve quell'altro, allora è sicuramente un malfattore. Delle volte, secondo me, le associazioni dei sindaci, non i singoli casi che si fanno vedere in televisione, ma le associazioni dei sindaci potrebbero farsi sentire un po' di più, anche andare un pochino più controcorrente rispetto a delle cose che fa il governo sull'immigrazione, adesso sul Covid, abbiamo fatto vedere delle persone che vengono buttate fuori di casa prima. Beh, io mi preoccupo anche di quelli che perdono il lavoro perché vengono trattati da malati quando non lo sono, con le belle cose che dice Ricciardi senza contraddittorio, come sempre sbagliando anche i dati, per cui secondo me un pochino più di coraggio, un po' meno di ipocrisia da parte di tutti gioverebbe. Poi, se, ripeto, se Sgarbi vuole essere eletto per acclamazione re, a me va benissimo, quindi una riforma che io sottoscrivo. C'è anche un problema economico per i sindaci, a tuo parere? Sì, c'è. Il problema economico c'è evidentemente, perché i sindaci lavorano tanto. Una delle cose che da discutere rispetto alla proposta molto seria invece che ha fatto Sgarbi prima sarebbe quella degli impegni, cioè se uno deve stare 24 ore su 24 a disposizione della sua città, grande o piccola che sia, deve avere uno stipendio adeguato, deve essere adeguatamente protetto e secondo me deve essere retribuito anche bene. Abbiamo fatto una scheda perché